Buonasera al gruppo degli artisti irpini, vediamo la copertina del libro di Antonio Chiummo, Il sogno della democrazia nell'incubo finanziario. Direi un libro quanto mai attuale, visto il periodo che stiamo vivendo, e ne parliamo proprio con il diretto interesse dell'autore Antonio Chiummo. Prego. Buonasera a tutti e grazie per questa intervista che mi stai facendo. Veniamo subito al dunque. Il problema oggi è proprio la finanza in mano ai privati, alcuni privati che diventano sempre più ricchi. Quindi abbiamo da una parte questi gruppi finanziari che la fanno da padrone e decidono il cattivo e il buon tempo delle economie locali e delle nazioni. Possiamo prendere un grande esempio come le borse. Le borse nel mondo sono tutte private, sono in mano dei gruppi, quindi sono loro che decidono chi deve investire in un mercato e chi no. E di conseguenza abbiamo che tutti i mercati del mondo sono alterati. Perciò ho scritto questo libro per parlare proprio di questo incubo finanziario che sta minacciando la democrazia italiana. Ecco, per quanto riguarda ormai l'argomento della settimana, per dire l'ultima settimana, l'euro, visto che ultimamente sappiamo che è stato tra virgolette fatto fuori il ministro ormai quasi in carica, Paolo Savona, ecco, è una scelta giusta da parte di Mattarella o si poteva andare avanti con Savona? Il problema per me sono le leggi, perché con la legge attuale, sia per le elezioni sia per quanto riguarda i rapporti con la BCE, che voglio ricordare che è una banca privata gestita da banche private come quella inglese, che influenza parecchio la BCE, i mercati sono tutti alterati, la realtà non dipende dal mercato, da ciò che viene prodotto, ma viene alterato da questi gruppi finanziari, da queste persone ricchissime tipo Soros o altre persone del genere. Quindi parlare di politici che vogliono cambiare la politica italiana è un po' un controsenso. Siamo in una democrazia che è completamente deviata. Basta vedere la legge che hanno fatto per le elezioni, dove siamo allo stallo, allo stato puro. Nessuno ha vinto, però fanno il governo, questo già è un controsenso. E poi dall'altra parte c'è il Presidente della Repubblica Mattarella, che all'improvviso vuole fare un governo tecnico, una scelta impopolare che non è decisa dal popolo, però lui la fa, quindi vuol dire che dietro ci sono i poteri forti. Questi due errori hanno bloccato la democrazia in Italia. E allora ringraziamo Antonio Chiummo con il libro Il sogno della democrazia nell'incubo finanziario. Grazie. Buonasera a tutti.